Buonasera, sono Laura Antichi, volevo mostrarvi come creare un'infografica da disegni di Google. Mi collego dall'ambiente G Suite, ma si può fare da qualsiasi account Google, alle app di Google e scelgo Drive. Di nuovo, vado in altro, altro, disegni di Google. Questo lo nominerò tutorial. Innanzitutto metto uno sfondo. Lo metto questa volta chiaro, neutro, al mio disegno, alla mia area. Ora devo andare ad agire sulle impostazioni della pagina. Clicco su Personalizzata, lascio la larghezza di 25,4, 4,4. E l'altezza, il minimo che posso mettere sarà 80,05. Applica. Poi l'altezza dipenderà dalla quantità di contenuti che volete inserire in questa infografica. Vado in visualizza, esegui zoom almeno il 50% per poter lavorare su questa infografica. Posso ora inserire con da inserisci una casella di testo. Inserirò il titolo della mia infografica. Metterò naturalmente le dimensioni del carattere, mettiamo le 36. Sceglierò un colore del carattere, questo. E scriverò tutorial. Posso, poi, se lo trovo troppo piccolo, naturalmente ingrandirlo. Tutorial. Inserisco un'immagine. Posso caricarla dal computer, cercarla nel web. Uploadarla da Drive, foto tramite URL o fotocamera. Decido di cercare nel web. Quindi mi cerca con Google Immagini. Posso didattica cercare. Qualsiasi parola, vediamo se mi dà qualche cosa della didattica a distanza. Inserisco il primo risultato che trovo, questo esempio. Inserisci. Aggiusto l'immagine. Come meglio credo, e la posizione qui. Poi inserisco tutorial. Allora aggiungiamo per la didattica a distanza. Bene. Aggiusto la mia casella. Ora
per differenziarla dal resto della poi infografica potrei pure inserire una forma, ad esempio, forme, questa, inserisco una forma per dare un colore a tutta questa intestazione. Il colore potrebbe essere, coloriamo, facciamolo viola. Tiriamo via il colore del bordo, lo facciamo trasparente. Con il destro, ordina, sposta in secondo piano. Non va più bene il colore del titolo perché non risalta, quindi lo vado a cambiare, il colore del testo. Benissimo. Posso ora inserire molti altri elementi, esempio delle immagini, sempre con lo stesso processo, se le ho sul computer le prendo dal computer, se no cerca nel web, cercherò delle icone. Vediamo che cosa mi restituisce e la ricerca può essere un po' accurata, vabbè, metto una. No, non mi piace, quindi tiro via, metto fuori. Vediamo se trovo un cuore, questo, inserisci, lo rimpicciolisco davvero tanto perché voglio inserire esempio del testo, molto bene, lo copio, lo incollo. Insomma, vado a inserire diversi elementi, mettete bene, e sotto, beh, facciamo la riga dei cuori, incolla. Mettiamo un altro, incolla. E qui possiamo inserire del testo, inserisci casella di testo con una de descrizione di punti. Adesso metto qualsiasi dei punti, inserisci casella di testo. Inserisci casella di testo, quasi un elenco, ma molto visuale. Inserisci casella di testo, poi lo formatterete secondo le vostre necessità e per dare a questo testo molta visibilità anche al testo. Potreste inserire delle forme, esempio un rettangolo di piccolo di separazione, secondo il vostro gusto, colore che preferite. Andate nel secchiello, prelevate il colore, tirate via il bordo, fatelo trasparente e poi potete inserire il resto, immagini,
di nuovo, potete inserire altre forme. Colorandole in vario modo, trasparente, e procedendo in questo modo, poi avrete l'opportunità di creare la vostra infografica, che naturalmente poi dovrete a rimettere a posto perché tende a slittare in basso. Così. Anche questi cuoricini li trasferirete in alto. Ora vi faccio vedere come può venire una infografica finita. Ecco, questa è l'infografica che ho creato. In maniera un po' accurata, si presenta in questo modo. Poi l'ho uploadata su SlideShare e condivisa. Potrei pure condividerla con Condividi, caricamento in corso. Mi chiede con chi la voglio condividere, aggiungere persone o gruppi. Direi che può essere condivisa ad esempio con con Classroom, Sassari Aula Collettiva di Prova Studenti. Posso dare il permesso di visualizzatore a chi poi partecipa a Classroom, oppure di commentatore o di editor. Interessante. Pensare di poter condividere come editor questa una infografica per favorire il lavoro cooperativo degli studenti. Questo è tutto, vi ringrazio, buonasera.